Siamo con lo stato sociale. Siamo, non è una foto, allora. No, è un video. Riposa, fermo. Allora, grazie ragazzi di essere qua, grazie della vostra disponibilità. Iniziamo subito partendo dal vostro più grande successo, Una vita in vacanza. Una vita in vacanza dove? Ma dove è meglio, è un luogo del piace, sì. La vacanza è un luogo, tu puoi essere in vacanza anche mentre sei al lavoro. Se il lavoro che fai ti piace tanto ed è la tua passione, alla fine è come essere sempre in vacanza, o no? Ma io direi che ci posso stare. Quindi poi con voi un vacanzone fantastico. Ah, quando vuole. Ragazzi, quanto è stato determinante nel successo sanremese La vecchia che balla? Ma per la messa in scena televisiva sicuramente tantissimo, anzi diciamo abbastanza fondamentale ovviamente. A un certo momento quando ti vedi un 83enne fare quelle cose, come dire, non è più neanche intrattenimento, è thrilling, vuol dire ce la farà arrivare in fondo alla canzone. E no, in realtà ci riconoscono molto di più per strada, soprattutto bambini anziani, che è una cosa interessante. Ma anche ai concerti gratuiti che stiamo facendo vengono più famiglie e ci sono un sacco di bambini. Ed è una cosa bella in realtà, perché stiamo alzando un po' il livello della sfida, della comunicazione, di quello che stiamo facendo. Perché poi tutti a giro in Ferrari ora, no? Ora sì, certo, assolutamente. Sì. Ho comprato chi la Ferrari, chi il Porsche. Ho comprato una Ferrari a forma di aspirapolvere da tenere in casa per pulire il parquet. Ragazzi, noi vi ringraziamo tantissimo. Un flash sullo spettacolo che sarà stasera. Stasera ci saranno un sacco di cose. No, non è vero, è una cosa molto lineare. No, succedono un sacco di cose. Abbiamo tante canzoni, 90 minuti più recupero di show. C'è anche la VAR. C'è anche il VAR. E cioè, ma veramente c'è. Cioè, no, sì, cioè, sì, è un po' per tutti, sempre. È più VAR che altro. E sarà anche il VAR della nave, tra l'altro, alla fine del concerto. E io direi che ora possiamo sì, andare. Grazie. Vai, grazie a voi.